Rafforzare i muscoli del collo potrebbe non essere in cima alla tua lista di priorità quando ti alleni, ma in realtà non dovresti trascurarli. Non solo migliora la tua immagine complessiva, ma fa anche bene alla salute. Nel 2008, degli scienziati del Centro Nazionale di Ricerca sull'Ambiente di Lavoro a Copenaghen hanno dimostrato che rafforzare il collo allevia il dolore in quella zona. Quindi perché non iniziare a beneficiarne anche noi, facendo qualche esercizio di rafforzamento del collo? 1. Alzata di spalle con manubri. Questo è un esercizio che si rivolge sia alle spalle che al collo. Quindi c'è un doppio beneficio qui. È un set di base che dovrebbe essere incorporato in qualsiasi allenamento del collo, quindi perché non iniziare proprio da qui? Prendi un manubrio con entrambe le mani e mettiti in piedi con le braccia lungo il corpo e le gambe alla larghezza dell'anca. I manubri non devono essere troppo pesanti, non ci si deve sovraccaricare, altrimenti si potrebbe sentire rigidità al collo in seguito. Con i palmi rivolti verso il busto, espira e solleva le spalle fino in fondo. Mantieni questa posizione per un secondo e di «non lo so». Scherzo, non sprecare il fiato. Abbassa le spalle ed ecco qua, hai fatto una ripetizione. Fai 3 serie da 8-12 ripetizioni, riposati per 30 secondi e ripeti altre 2 volte. 2. Resistenza in face down. Ora questo si rivolge specificatamente al collo, ma dovrebbe essere eseguito con cautela. Se lo fai male, può portare a gravi lesioni. Sdraiati su una panca piatta a faccia in giù in modo che il viso, il collo e le spalle siano sospesi sui bordi. Prendi un piatto leggero o una bottiglia d'acqua e mettila dietro alla testa. Ora, mantenendo il peso al sicuro, inspira e abbassa la testa facendo un cenno di approvazione. Poi espira e alza la testa di nuovo, tornando in posizione di partenza, e mantieni per un secondo. Fai 3 serie da 8-12 ripetizioni, ma assicurati di non esagerare troppo. Se a un certo punto senti troppa tensione, fermati immediatamente. 3. Row con manubrio con un braccio solo. Se ti chiedi che c'entrano le braccia con il collo, ci sta tutta. Anche io inizialmente ero perplesso. In breve, quasi ogni esercizio, se non è esattamente isolante, come i curl per bicipiti ad esempio, si rivolge a diversi muscoli contemporaneamente. I row con manubrio non fanno eccezione. Mirano ai tricipiti, spalle e parte dietro del collo. Procurati una bella e accogliente panca piatta e mettici sopra il ginocchio destro. Pianta il piede sinistro saldamente sul pavimento e prendi un manubrio con la mano sinistra. Piegati in avanti, mantenendo la schiena il più dritto possibile per non sovraccaricare la parte bassa della schiena. E metti la mano destra sulla panca per tenerti. La mano sinistra, che ha il manubrio, è sospesa e il braccio leggermente piegato. Ora solleva la mano fino a quando il braccio superiore è parallelo al pavimento. Mantieni così per un secondo e poi torna indietro. Fai 8-12 ripetizioni, poi cambia lato e ripeti. È meglio fare almeno 3 serie, alternando le braccia. 4. Alzate laterali. Ancora una volta un esercizio complesso che si rivolge non solo al collo e ai trapezi, ma anche alle spalle e alla parte superiore delle braccia. Mettiti in piedi con le gambe aperte alla larghezza delle spalle. Prendi un manubrio per mano e lascia le braccia morbide, con i palmi di fronte al busto. Piega leggermente le ginocchia per ridurre la tensione della schiena e piega anche i gomiti per una migliore leva. Ora alza le braccia ai lati come se ti stessi preparando a volare via e assicurati che la parte superiore delle braccia sia parallela al pavimento in alto. Rimani così per un secondo, inspira e abbassa lentamente le braccia. Questa è una ripetizione, devi fare 3 serie da 8-12 ripetizioni, proprio come per tutto il resto finora. Facile! 5. Sollevamento frontale con manubrio. L'hai fatto ai lati, ora lo facciamo frontalmente. I sollevamenti frontali mirano alla parte anteriore delle spalle, ai trapezi, ai muscoli laterali del collo e ai muscoli del petto. Prendi i manubri e mettiti in piedi con le mani posizionate sulla parte anteriore delle cosce, con i palmi verso di esse. Senza girare il palmo della mano, solleva la mano destra verso la parte anteriore, fino a quando il braccio non è un po' sopra, parallelo al pavimento, con il gomito leggermente piegato.
Assicurati di non oscillare col busto ai lati o davanti, non eseguiresti correttamente l'esercizio e non sarebbe quindi efficace. Quando la mano è su, lasciala in quella posizione per un secondo e poi abbassala di nuovo fino alla coscia. Ripeti con la mano sinistra e continua finché non hai fatto 3 serie da 8-12 ripetizioni. Riposa per 10 secondi e fai altre 2 serie come la prima. 6. Resistenza in face up. Sì, hai già fatto quelli in face down. Ora facciamo il contrario. È quasi come cuocere una bistecca, sai? Se non la giri, non sarà mai pronta. Nel caso del collo, con la resistenza in face up, mirerai ai trapezi, ai deltoidi e alla parte posteriore. Sdraiati su una panca piatta come hai fatto per l'altro esercizio. La testa, il collo e le spalle restano sospesi poco oltre il bordo della panca. Prendi un piatto leggero e tienilo sulla fronte. Inspira e abbassa lentamente la testa all'indietro, tenendo il peso in equilibrio sulla fronte. Espira e alza la testa tornando alla posizione di partenza. Resta così per un secondo e ripeti. Ancora una volta, 3 serie da 8-12 ripetizioni dovrebbero essere ok. 7. Volo inverso. Questo sarà la ciliegina sulla torta dell'allenamento del collo di oggi. Questo esercizio non va ad influire direttamente sul collo. Prima di alzare quel sopracciglio, alzata di sopracciglia dovrebbe essere un esercizio a parte. Ti spiego. Il collo, e in particolare la sua parte posteriore, è fortemente collegato con i muscoli del trapezio e con altri muscoli della schiena, come il romboide e i deltoidi. Quindi per fare un allenamento davvero serio dovresti rafforzare anche la parte superiore della schiena. Il volo inverso fa proprio questo. Si rivolge al romboide e ai deltoidi, rendendo collo e spalle più forti e flessibili. Siediti su una panca con le ginocchia piegate una accanto all'altra. Tieni un manubrio per mano, sporgile in avanti e lascia le braccia penzolanti ai lati dei polpacci. Piega leggermente i gomiti e gira i palmi in modo che si trovino davanti i polpacci. La schiena è dritta e non si piega in vita, altrimenti potresti davvero farti male alla parte bassa. Ora espira e alza lentamente le braccia ai lati fino a quando non sono parallele al pavimento. Mantieni questa posizione per un secondo, inspira e quindi di nuovo lentamente abbassa le braccia tornando in posizione iniziale. Fai almeno 3 set da 8 ripetizioni, riposati per 10 secondi e rifai un'altra serie e poi un'altra ancora. Congratulazioni! Hai completato l'allenamento per il collo e per i tricipiti per oggi. Vediamo ora 2-3 cose importanti che ti serviranno prima e dopo l'allenamento. Prima di tutto, non dimenticare di scaldare il collo. È una di quelle parti del corpo più vulnerabili quando si tratta di danni da sforzo, insieme alla parte bassa della schiena e alle articolazioni. Mi raccomando, dedica il giusto tempo al riscaldamento, altrimenti potresti ritrovarti bloccato col collo il giorno dopo, o addirittura anche subito dopo l'allenamento. Inoltre, l'allenamento del collo non dovrebbe essere l'unico allenamento che fai. Di solito è combinato con qualcos'altro e gli allenatori discutono su quale sia il migliore. Combinarlo con braccia e spalle o con petto e schiena? Beh, diciamo che non c'è una risposta universale, quindi scegli il tipo di allenamento che più fa per te e mettici questi esercizi che abbiamo visto oggi. Un piccolo consiglio però, se alleni le spalle, puoi benissimo spremere anche i trapezi mirando anche al collo. In terzo luogo, è importante fare stretching dopo un allenamento al collo, proprio come è importante riscaldarsi. Lo stretching spesso in palestra viene trascurato, ma i trainer professionisti sconsigliano di non farlo. Dopo un allenamento intenso i muscoli sono super carichi e potrebbero irrigidirsi se non fai un po' di stretching. Lo stretching dà ai muscoli stanchi quella flessibilità di cui hanno bisogno e poi l'indomani ti sentirai meglio. Meno dolore al collo, ecco. E infine, non esagerare. Come ho detto prima, il collo è più vulnerabile rispetto al resto dei muscoli, quindi usa dei pesi più leggeri di quelli che useresti in altri esercizi. Inoltre, fare questo allenamento 3 volte a settimana è più che sufficiente. Puoi anche ridurre il numero di giorni a 2 se ritieni che stia diventando troppo. Svegliarsi un giorno senza essere in grado di girare la testa non è una sensazione che ti piacerebbe sperimentare. Fidati di me. Quindi tieni il collo al sicuro e non stressarlo.
Quali altri esercizi per collo e per i trapezi conosci? Faccelo sapere qui sotto, nei commenti. E se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, allora metti like al video e condividilo con un amico. Ma ehi, non scappare via! Abbiamo più di 2000 video interessanti da scoprire. Devi solo scegliere quello a sinistra o a destra e godertelo. Resta con noi su Il Lato Positivo.